Passiamo da musicista eccezionale e vedendo i bambini in pubblico che sono, apprezzano questo tipo e genere di musica, mi fa molto piacere. Infatti è proprio il binomio da agganciare questa persona che vi voglio presentare oggi, oltre ad essere una carissima amica, collega, e parlare dei suoi progetti eccezionali, culturali e artistici. Vi vado a parlare di Maria Luisa Neri, socia fondatrice nonché direttrice musicale dell'Associazione Da Ischia all'Arte Vila e anche presidente dell'Associazione Arte del Suonare, un'associazione culturale senza scopo di lucro, che intende ideare, favorire e organizzare manifestazioni cinematografiche, musicali, culturali, ricreative, premi, rassegne, saggi festival, conferenze, concorsi, concerti, musica e ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, diffondere la cultura musicale come voi dicevamo prima, proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e artistici. Oltre all'offerta concertistica, l'associazione è impegnata a realizzare l'altro fondamentale scopo indicato dallo Statuto, la scoperta e la valorizzazione di giovani promesse in campo musicale,
sia a livello locale e sia a livello in campo nazionale. Allo scopo dell'associazione organizza ogni anno un concorso internazionale, Notte sul Mare, di Roma, ormai giunto alla sesta edizione e che ha ospitato musicisti provenienti da tutto il mondo. L'associazione Arte del Suonare ha costituito la piccola orchestra romana, che è formata da validi artisti in grado di esprimere anche in veste solistica e il cui repertorio spazia dal periodo barocco fino a quello contemporaneo. L'amore per la musica è il collante che questa interessante dinamica formazione. L'associazione è disponibile a collaborare in ogni situazione dove sia apprezzata la buona musica, come esempio cerimonie, convention e altri tipi di riunioni collettive. L'associazione L'Arte del Suonare sarà sempre lieta di ospitare sul suo blog. I suoi contenuti sono mirati alla diffusione di notizie relative a tutti i musicisti che la compongono. E ora voi, Maria Luisa Neri. Grazie mamma. Io avevo tagliato metà del discorso, ma lei ha voluto leggere tutto, va bene. Allora, solo due parole sul concorso. Quest'anno è la settima edizione e già da due anni stiamo collaborando con il liceo musicale Giordano Bruno di Roma e con lo stesso liceo stiamo avviando un progetto di alternanza scuola-lavoro, perché sono previste delle ore che gli studenti devono fare di esperienza, quindi il liceo ci ha potuto degnare di questa di questo onore di organizzare per gli studenti delle attività formative. E per quanto riguarda l'associazione, sì, la cosa importante insomma è che spazia attraverso diverse attività. La cosa più bella è stata appunto collaborare con Dila, perché con Ischia abbiamo creato questa sinergia di attività per le quali gli artisti insomma che collaborano con la mia associazione poi sono stati presenti a Ischia stesso attraverso manifestazioni culturali, quali appunto la collaborazione con il Museo del Mare e con altre attività concertistiche effettuate in loco. Ora, per quanto riguarda la mia attività, essendomi avvicinata appunto a Dila, quindi a un premio di poesia, ho voluto anche cimentarmi nella scrittura e ho assunto il nome d'arte di artista di strada e sono usciti dei volumi che io ho scritto, un volume di poesie, un volume di racconti brevi, artista di strada perché in realtà io non sono né una poetessa né una scrittrice, ma semplicemente una dilettante. Ora, avevo il piacere di leggervi alcune cose, se vi fa piacere ascoltarle, sono tanto cortissime e sono delle poesie. E la prima si intitola Taj Mahal e ho scritto queste poesie che hanno più che altro dei temi specifici, in questo caso è un tema amoroso, ma poi ve ne leggerò altre rivolte a familiari. Taj Mahal. Venendo ognuno dal proprio mondo, un giorno strano ci incontrammo. Uno sguardo, una parola, un sorriso e subito ci innamorammo. Nel tempio indiano dell'amore, le anime nostre conforto hanno. Nulla più ci può separare perché la luna ci saldò nel mare. Estasi. Una luce lontana e peregrina cerca di raggiungere l'anima mia. Rari momenti di contatto subito rotti dal contrasto. Ma come la riva aspetta l'onda, so che la tua anima ritorna. E con l'estasi di quell'ora la nostra gioia si ristora. La sabbia impugna. Mi afferri e mi stringi, pensi di avermi conquistato. Per un momento sono tuo. Ma non allentare mai la presa, perché è facile andare al di là del tuo pensiero. Stelle, questa è dedicata a mio padre, quando è stato, purtroppo era negli ultimi attimi della sua vita.
È tornata a trovarmi la gran madre e mi ha detto che proprio devi andare. La sua faccia è bella affilata, presto farà a portarti via. E uno, e due, e tre. Ormai la maga che la visita, più paura non mi reca. Anestetizzato il cuore ormai lento, abbandonato come foglie nel vento. Come giunco mi piego sconvolto. Guardo il cielo e vedo le stelle, già son due che brillano belle. O che te ne andrai pure tu, il mio naso sarà sempre all'insù. Questa è dedicata a mio figlio. Tu da piccolo mi guardavi dal basso, mi vedevi in montagna considerandomi un asso. Ridevi e giocavi sul materasso che strapazzavo di baci col compasso. Leggevo con te il libro rosso e ti abbracciavo a più non posso. Ora sei grande. E mi fa strano vederti così lontano. Mi dicesti un giorno che ancora volevi il genitore che io ero ieri. E forse anche tu desideri tanto il bacio del buongiorno che arriva al mattino. Oggi sono passato e ti ho detto, posso? Tu hai alzato il mio cielo. La testa per uscire. La mia sorriso. Quando ti vedrai farfalla invece è dedicata a mia madre. Quando ti vedrai farfalla spero ti poggerai sulla mia spalla. Dal momento che in passato non mi hai mai amato, troppo tristi i miei ricordi, le disparità fra i fratelli. Ora che più ci riconosci, sono lacrime amare e scrosci. Quando ormai stanca con la rina, prova a entrare nella mia vita. Solo allora comprenderai la mancanza che mi lascerà. Allora, adesso passiamo a un altro artista.